Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il radiogiornale bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 3 gennaio 2021. Coronavirus: sono 82 i nuovi positivi rilevati ieri in provincia di Belluno, un dato molto inferiore rispetto a quelli registrati negli ultimi giorni, probabilmente a causa di un problema informatico che nella giornata di venerdì 31 dicembre e nei primi giorni del 2022 ha provocato ritardi nella refertazione degli esiti dei tamponi molecolari eseguiti nelle strutture dell'US numero 1 Dolomiti. Su Facebook l'azienda sanitaria si è scusata con gli utenti per i disagi provocati dal blocco, poi risolto. Ieri invece lunghe code si sono formate ai drive-in e tamponi di paludi, dove era stato consentito l'accesso libero senza prescrizione a quanti fossero in possesso dell'esito di un tampone rapido positivo e volessero un'ulteriore prova del molecolare. Tornando ai dati della pandemia, sono oltre 2.400 i bellunesi attualmente contagiati. Sul fronte dei ricoveri cresce il numero dei pazienti nelle strutture ospedaliere del territorio. 32 sono in area non critica, 10 in ospedale di comunità, 7 in terapia intensiva. Il peso della pandemia si fa sentire anche sui conti dell'USL Dolomiti. Secondo le previsioni dell'azienda, il bilancio 2022 potrebbe chiudersi con un buco da 74 milioni di euro. Oltre alla gestione dell'emergenza Covid, che nell'anno appena trascorso ha richiesto 19 milioni di euro, a pesare sul futuro sono il rincaro delle bollette, ma anche gli investimenti per migliorare le prestazioni sanitarie. Cambiamo argomento. Tragedia ieri attorno a mezzogiorno sul monte Tranego a Pozzale di Cadore, in comune di Pieve. Durante un'escursione ha perso la vita Franco Brunello, 59 anni, ex vice sindaco della giunta comunale di Domece. Brunello, che si trovava assieme alla moglie e ad alcuni amici, è stato colpito da un malore. Sono stati gli stessi amici a prestare i primi soccorsi con le manovre di rianimazione. Sul posto nel frattempo è giunto l'elicottero Pelican di Bolzano, visto che il più vicino elicottero Falco, con base proprio a Pieve, era impegnato in altre operazioni. L'uomo è stato raggiunto anche dai volontari del soccorso alpino di Pieve, saliti con il COT. Purtroppo però ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Soccorsi da parte dell'eliambulanza del SUEM ieri pomeriggio anche a Caupo, frazione di Siren del Grappa, dove una persona era stata colta da un malore. Raggiunta, è stata trasportata in volo all'ospedale di Belluno. Passiamo allo sport. Pallavolo Serie A3, la Darol Logistics Belluno è ufficialmente qualificata alla Coppa Italia. Accesso al torneo garantito dall'ottava posizione in classifica, confermata dopo il recupero della sfida tra Vigil Arfano e Medstor Macerata, inizialmente non disputata a causa Covid. Proprio il Fano, infatti, era l'unica formazione che poteva strappare l'ottavo piazzamento in graduatoria ai bellunesi, ma ieri ha perso al tie break, dicendo così addio alla Coppa e decretando la qualificazione per la DRL. DRL che dovrebbe essere in campo domenica 9 gennaio per la sfida di campionato contro la capolista Abba Pineto. La situazione è tuttavia ancora da confermare, visti i contagi rilevati sia tra i bellunesi che tra i prossimi avversari. Ok, successo in rimonta per la Frocortina, vittorioso 5-3 contro Linz. Decisive nella sfida andata in scena all'Olimpico le doppiette di Basaraba e Riccardo Lacedelli e la rete di Adami. A Pezzane di nuovo in campo al giorno dell'Epifania per la trasferta in Slovenia contro lo Jesinais. Dovrebbero scendere in campo giovedì 6, in questo caso nel calcio, anche alcune formazioni di seconda categoria per disputare i recuperi delle gare non giocate a dicembre a causa del maltempo. Le sfide in programma sono Castionarsie, Sospirolese Tambre e Lentiai Gemelle, ma le sei società di girone T di seconda sembrano intenzionate a chiedere rinvio vista l'attuale situazione Covid, situazione che ha peraltro portato la FIGC a sospendere i campionati regionali e giovanili. Con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.